Prestigioso riconoscimento per la studentessa universitaria saccense Beatrice Maria Cascio. È lei la vincitrice del premio Miglior Mentee del programma Mentoring for International Opportunity di TIUC, edizione 2024-2025. Il premio, con associata borsa di studio, come si diceva, è andato a Beatrice Maria Cascio, studentessa al quinto anno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento e che attualmente frequenta un master in sicurezza e diritto internazionale presso l'Università di Glasgow. La cerimonia di premiazione è avvenuta presso il Consolato Italiano a Londra. Organizzazioni internazionali e ho scelto definitivamente di provare la carriera diplomatica perché, come mi ha consigliato il console, è bene, diciamo, provarci e dedicarsi al massimo per quel concorso se è quello che davvero voglio fare ed è da anni che ho questo desiderio, quindi speriamo che anche grazie a questo master e a questa borsa di studio che mi permetterà di affrontarlo con più serenità dal punto di vista economico, dal punto di vista psicologico, questo sogno della carriera diplomatica possa realizzarsi e una parte di questo sarà anche grazie a TIUC. Il programma Mio, sostenuto dal Consolato Generale d'Italia a Londra, è un'iniziativa gratuita dell'associazione TIUC, rivolta agli studenti dal terzo anno in poi delle università italiane. Gli studenti, selezionati annualmente attraverso un bando, vengono affiancati da un mentor che li supporta nel loro percorso di crescita personale e professionale, aiutandoli ad acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie aspirazioni lavorative in un contesto internazionale. I mentor sono scelti nella comunità di TIUC tra i professionisti italiani che si sono distinti per il loro lavoro nel Regno Unito. L'intento di più ampio respiro è quello di offrire un'opportunità di apertura ad una generazione che si sta formando in un contesto economico di crisi o di stasi, portando ispirazione e dialogo positivo con professionisti affermati. Durante il percorso di mentoring, Beatrice Maria Cascio è stata seguita dall'avvocato Sara Marangoni dello studio legale Castaldi Partners.